Milo vuole cominciare, che poi può andare a cinque. Quindi l'interessato la parte finale. Allora, innanzitutto grazie di essere qui con noi. Abbiamo, e adesso vi presento Elisa Cimmelli, violinista, diplomata presso il Conservatorio di Salerno, sotto la guida del maestro Giuliano Biscesi, perfezionata dal maestro Francesco Manara. Fin qui svolge intense attività orchestrali e collabora con importanti compagnie teatrali, quale la Nave dei Folli, che è una cosa bellissima, sapete, con un quadro famosissimo, guidato dal professor Franco Salerno, e la compagnia di Azione Teatro con a capo Danilo Autesta, conseguente diploma accademico di secondo livello con il maestro Marco Serino. Poi Antonello De Santis, che è chitarrista, diplomato giovanissimo, ha seguito numerosi corsi di perfezionamento, tra cui quelli con i maestri Alirio Diaz, Leo Brouwer, bravo. Non so se è in tedesco o in inglese, quindi non sapevo. Sono cubano. Dusan Bogdanovic, Edoardo Catemari, Maurizio Colonna, vincitori di numerosi concorsi nazionali e internazionali, si è esibito come solista in importanti rassegne concertistiche in diverse città d'Italia. Attualmente studia con il maestro Piero Ghitti e sta conseguendo un diploma accademico di secondo livello. Oggi ci eseguono, ce lo dicono loro stessi, due brani, no? Sì, allora, questa è una sonata concertata di Niccolò Paganini, che noi conosciamo un po' tutti come il virtuoso del violino, però in realtà non era solo un virtuoso del violino, era anche un grande compositore che ha scritto bellissime cose anche per chitarra, insomma, ha reso virtuosa anche la chitarra, ha fatto tante belle cose. E questa sonata diciamo ritrae anche quella parte un po' più melodica, sostanzialmente riprende proprio lo stile classico delle sonate di quel periodo, e in realtà sono tre tempi. Noi abbiamo scelto, diciamo, le parti salienti sostanzialmente di questo brano, della prima parte, che è una parte un attimino più ritmica, movimentata, eccetera, e con delle parti melodiche, liriche anche, e poi c'è la terza parte, che è proprio, diciamo, un'apoteosi del ritmo, della bellezza e del virtuosismo, soprattutto per la chitarra. E niente, oggi la presentiamo qua, siamo contentissimi di suonare presso questa fondazione che io non conoscevo, ci ha portato qua il maestro Franco Mariello, quello che organizza i nostri incontri, quindi sì, lo ringraziamo sempre. Quindi, che ringraziamo, e buonasera. Ma dopo esibite anche una cosa? Beh, forse no, perché ci siamo con i tempi. Ma il maestro è una bravissima persona, a volte con i tempi non ci... Non mi coordina bene, non ci sentiamo. No, ma ci facciamo, se no non ci facciamo. Non c'era... Sono anche mezz'ora, però magari facciamo, dobbiamo tagliare. Perché no, non ci aveva detto i tempi precisi, cioè non ho capito i tempi precisi di quanto tempo. Quindi aspettiamo pagare. Suonare, esatto. Se avessimo avuto un altro po' di tempo, magari la prossima volta, sì, molto volentieri, in modo tale che ripeteremo con il maestro. Un po' più di tempo, sì, vabbè, infatti. Vabbè. Io l'ho già sentita, la sonata fatta da loro, non è anche composta, quindi. Sì. Non era a loro dedicata, però me l'hanno chiesto un altro, che si era dedicata a un altro gruppo di anni e anni fa. Però adesso facciamo qualcosa per la festa della musica, non andare? Sì. 22 ci seguiranno a Benevento, così facciamo un po' di pubblicità, veniamo anche a sentire. Thank you.
Thank you.
ringraziamo moltissimo, speriamo di sentire la composizione, che era? È una melodia di Gennaro Napoli. Un'aria per il violino e il chitarra, poi abbiamo sentito la sonata concertata per il chitarra, il violino e la maggiore. Tutti e tre i tempi. Completa. Abbiamo deciso poi un corso d'opera di farla tutta. Abbiamo visto i contenti. Abbiamo ringraziato. Vi ringraziamo molto. Grazie. Grazie. Va bene, allora noi cominciamo il nostro incontro con il vicepresidente di Diana Battaggio. Qui le raga passerò. Antonio, un attimo. Se al centro noi siamo arrivati un po'. Gli imperfetti sono gente bizzarra, la vita felice 2012, sapete che la dottoressa Diana Battaggio, che è la direttrice editoriale di La vita felice di questa casa editrice, che ha sede a Milano, quindi la ringraziamo di essere venuta anche Diana così da lontano per stare con noi, e ovviamente Rita è stato il tramite ideale di questo momento di incontro. In effetti sono gente bizzarra, che adesso spieghiamo di che cosa si tratta, perché questo titolo così particolare, perché un libro così particolare. Marita Pacifico, come sapete, è una amica della fondazione ed è una persona che, come posso dire, dalle pubblicazioni, ha cominciato con una pubblicazione di cui io ho scritto la prefazione, Luna e Stelle altre pezzi di cielo, Lezioni scientifiche italiane del 2003, quindi sono 10 anni che festeggiamo il decennale della nostra collaborazione scientifica, umana, artistica. È, a mio giudizio, uno dei poeti in questo momento, una delle più importanti voci poetiche italiane. Fa anche altre cose che avete, come vi è indicato nel comunicato stampa, la sociologia, quindi fa la sociologa, si occupa di mediazione familiare, di conflitti interpersonali e di comunicazione strategica, orientamento e bilancio di competenze. Si occupa di critica letteraria, è una grande cantante jazz, ha fatto più disco, noi qua ne abbiamo citato uno solo, quindi è Antonella che ne ha citato uno solo, è colpevole di aver citato un solo disco, infedele, poi ci diamo quali, così li compriamo, li ascoltiamo tutti, lo usate per punizione, sentiremo tutti. No, per piacere, ma per punizione di Antonella che non va riportata. In effetti sono gente bizzarra, è un argomento particolare, un argomento delicato, che vorrei che introduceste, poi io interverrò dopo, dirò qualche altra cosa, ma do a Diana poi il compito di fare lei la domina, io sono, mi inserisco dopo qualche piccola lettura, però vorrei ci spiegassi bene da che cosa è nato questo libro, perché il tema è di particolare interesse per una serie di ragioni, perché è una lettura poetica di un tema complesso che tu ben conosci, perché te ne sei occupata, c'è una serie di inclinazioni naturali, a parte di temi di questo tipo, legati al dolore, al tema della sofferenza di vivere. Raccontaci da che cosa è nato, come è nata, che tipo di esperienza e come tu ti sei fatto attraverso questa esperienza. E ovviamente benvenuta, facciamo una cosa. Quindi parliamo insomma tra amici. Gli imperfetti sono gente bizzarra e
un viaggio che io ho intrapreso da casa mia fino all'ospedale psichiatrico di Genzano, attraversando quindi e incontrando il lago di Nemi. In questo lago, che è un lago vulcanico, quindi ha una profondità particolare, io ho cominciato a riscontrare tutto quello che è la profondità delle cose, l'essenza delle cose, e soprattutto da Nemi fino a Genzano ho incontrato l'imperfezione. Innanzitutto l'imperfezione sociale, perché è una strada in cui ci sono molte prostitute bambine, purtroppo, quindi delle ragazze di colore, ma anche ragazze, sì, soprattutto giovanissime, tanto che mi ha impressionato l'idea di pensare che avessero l'età di mia figlia. Poi sono arrivata scalza in questo ospedale, in cui è ospite mio fratello. Il libro è dedicato a mio fratello, che tra le varie patologie è anche autistico. Per questo motivo ho pensato che era arrivato il momento per me, visto che avevo affrontato l'argomento dolore, l'argomento sofferenza, sia da un punto di vista professionale, ma anche da un punto di vista personale, perché convivere con un fratello che ha patologie significa cominciare a sviluppare una sensibilità da sempre, da quando sei a contatto dal primo giorno. E quindi sono andata lì a dare voce a chi non ha voce, forse, o a chi non ha coscienza o non sa di averla. Questo discorso mi ha sempre affascinato, perché il discorso della follia o di quello che può essere la malattia mentale, ma soprattutto il dolore che è forte in chi lo guarda. A volte capita che è più forte in chi lo è dall'altra parte, lo assiste, lo vive indirettamente, trasversalmente. E non è proprio così vero se quello che dice Hegel, che il dolore è solo degli esseri privilegiati, è destinato solo a loro. O non lo so, Leopardi, Novalis, altri poeti, ma anche altri antropologi hanno parlato del dolore definendolo, giustificandolo come la sofferenza che abbiamo sofferto, che abbiamo patito, è quindi giustificabile. Oppure, non lo so, credo che sia molto più chiara la visione, o almeno si avvicina alla mia idea, la visione di Montaigne, che diceva che per quanto è dolorosissimo il dolore fisico, forse dobbiamo curare la mente, perché il dolore mentale è quello che ci toglie dalla realtà, non ci fa vivere la realtà. E io, proprio perché sono stata così a stretto contatto con l'imperfezione fisica, sono convinta che la lucidità mentale è la vera, è il vero essere sano, è quella parte sana che dobbiamo comunque coltivare e curare. Un viaggio doloroso, sì, ma io ho voluto anche staccarmi un po' dalla sorella, nonostante sono stata sorella. Ho cercato di scavare con quello sguardo, con quel terzo occhio, la realtà delle cose. Io penso che con la poesia si può fare questo, e si può anche comunicare agli altri non soltanto il vissuto personale, quello che si prova, le proprie emozioni, ma si può comunicare il mondo esterno. Un titolo: gli imperfetti sono gente bizzarra, spieghiamo anche il titolo. Sono gente bizzarra perché quando si entra in quell'ospedale si vede una realtà completamente differente.
loro pensano di essere nella normalità e assumono delle gestualità, dei comportamenti a volte ridicoli, a volte bizzarri, fanno sorridere e loro si curano molto, molto il loro quotidiano. Non so, posso raccontare il compagno della stanza accanto a mio fratello, è un professore universitario che... Siamo tutti destinati. È un professore universitario, era un professore universitario che trattava le materie scientifiche ed è lì sì, ed è lì a far di conti o comunque interroga le persone come se avesse un pubblico davanti che sono appunto il proprio, i propri allievi, non lo so, interroga in continuazione, discute e vede, tu ti rendi conto guardando che c'è un altro mondo, che lui sta vivendo veramente un'altra realtà e fa sorridere come viene intesa questa cosa da chi a volte è condizionato da uno stereotipo o da un luogo comune. Beh, allora diamo a Diana la possibilità di dirci, perché io devo dire che questo tuo libro, che è un libro che io leggo dopo molti altri che ho letto, tu sono 10 anni che scrivi, e questo è quanti libri intesci, scrivi uno all'anno più o meno. No, non è più no, no, dai, quanti sono tanti, sono mesi, poi vedi, quanti altri, sono uno, due, sette. Comunque siamo andati vicini, sì, sette. In questo libro c'è una maturazione anche stilistica molto forte, c'è un cambio di rotta. Hai abbandonato delle tematiche che ti erano consuete, anche delle, proprio tutto un corredo che avevi di argomenti stilistici che utilizzavi un po' anche in maniera variabile a seconda delle circostanze, ma che rimanevano un po' come, vedi, come quei cantanti che utilizzano poi dei temi ricorrenti e li utilizzano anche quando cantano cose che non hanno nulla a che vedere con quei temi. Questo non voglio dire che tu hai utilizzato temi ricorrenti, le cose nel nulla che devi utilizzare un registro stilistico molto simile nei tuoi utilizzi. Ovviamente quello che ho preferito è il primo, perché io ho amato il primo, perché tanto che ho scritto la versione, è talmente bello che c'è scritto la versione, però scherzo. No, dico, tutti molto belli, però devo dire che questo è completamente diverso dagli altri. È completamente diverso, ha una maturità, ha una, forse non ti tocca più da vicino l'argomento, l'hai vissuto attraverso una dimensione nuova. Io ci trovo proprio un elemento formale diverso, c'è qualcosa di formale che non è più molto in comune con quello che avevi fatto prima, e questo per me è molto incoraggiante, significa che vi è una maturazione, una crescita, un cambio, un poeta, questa è una cosa che un po' mi tranquillizza, così, cioè, mi piace quando vedo nelle cose che scrive una persona con cui voglio bene, che stimo molto come te, che sta mutando. Questa mutazione la trovo un valore. E qui do la parola a Diana. Ti ringrazio. E proprio allacciandomi a questa tua affermazione di evoluzione di scrittura, voglio sottolineare che infatti il libro Gli imperfetti sono gente bizzarra è accolto nella collana della vita felice, della poesia della vita felice, che titola Le voci italiane, che è proprio riservata a quegli autori che hanno già raggiunto una maturità stilistica che in realtà non avrebbero neanche bisogno di presentazione, perché i loro versi non ha bisogno più di stampelle o di supporti ulteriori, se non di una conferma di sorellanza in scrittura, così come l'ha avuta Rita Bacilio nelle parole di Davide Rondoni, che questa volta ha scritto la prefazione a questo volume. È vero, la cifra stilistica di Rita si è andata modificando, ma guai a noi se ciò non avvenisse nella carriera di un artista in genere. A me piace definire Rita un artista perché sono molte le sfaccettature che lei usa e interpreta per raggiungere l'altro.
non voglio parlare di spettacolo o di spettacolarizzazione, perché comunque quello che viene elaborato nel suo profondo sono situazioni sempre di grande disagio, quindi non si può spettacolarizzare una cosa che provoca sofferenza. In realtà lei è in grado di elaborarla, farla sua, e ritrasmetterla con un valore che va oltre se stessa, quindi quella grande carica di quella potenzialità che la poesia deve avere di essere un messaggio universale attraverso Rita avviene. Parlavamo di una dimensione altra, di realtà particolari che in questo libro vengono raccontate, narrate da Rita. Certo, lo fa però con mestiere, con sorellanza. Tu hai detto non solo come sorella nel senso di legame proprio di ordine parentale, ma per me il termine sorellanza ha insito un valore molto ampio, che vuol dire compassione, che vuol dire provare le stesse vibrazioni. Abbiamo ascoltato prima appunto degli strumenti, delle corde che fanno vibrare. Credo che le parole di Rita, le ascolteremo poi direttamente nella lettura della poesia, debbano farci vibrare all'unisono con lei. Ecco, questa è per me la sorellanza, capire che sta dicendo qualcosa che forse anche noi avremmo voluto dire senza vivere necessariamente quella specifica situazione che ha creato il motivo della scrittura, proprio per questa apertura di ordine più globale. Lo fa contatto con eleganza, con uno studio sul linguaggio che appunto ora le appartiene più che nel passato. Sarà diventata anche più matura come donna, quindi le esperienze della vita portano poi ad assumere su di sé dei nuovi delle nuove parole, dando forza più ad un linguaggio magari di carne, di tatto. Parlavamo di contatto, vediamola proprio come contatto, cioè tattile, c'è carne, c'è materia, c'è il contatto con il corpo. Ancora una volta, ecco, questo forse se lo porta dietro un po' dall'inizio, ma credo che sia anche naturale questa realtà corporea che serve a dire. Del resto, come possiamo dire noi se non attraverso il corpo? Come assorbiamo l'altro se non attraverso il corpo? Quindi è un corpo scrittura, è un corpo reale, è il corpo di chi in questa dimensione di chiusura ha bisogno di essere toccato, proprio per portargli quella freschezza, per portargli ancora quella capacità di essere uomo fra gli uomini. La follia. La follia è una caratteristica, in letteratura, in arte in generale, direi, utilizzata, ne hanno scritto in tanti. Qualcuno dice che Rita è folle fra i folli nel momento in cui decide di scrivere una cosa del genere. È forse proprio per questo che lo recepisce maggiormente, non perché sia in una situazione patologica assolutamente, però è incline, è capace di sentire, è capace di navigare quasi su una dimensione analoga, per cui ecco che ne parla, e ne parla, io credo, parlando della sofferenza, ma non con l'amarezza. Ed ecco che qui la gente bizzarra non è tanto amara, per quanto la situazione sia sicuramente tragica, drammatica, però ecco, ha un qualcosa di condiviso, la vivo anch'io, per cui siamo bizzarri. Poi chi è veramente l'imperfetto a questo punto? Questo libro ha avuto già degli ottimi riscontri di critica, di pubblico, di premi, perché ha riscosso recentemente come riconoscimento il secondo premio al Viareggio Carnevale, e noi ci auguriamo che ne possano seguire molti altri, perché se li merita tutti. Prima di lasciare proprio la voce alla poesia, mi fa piacere condividere con voi un passo dedicato
Arite, a questo libro, dal professor Eugenio Borgna, che a Natale, dopo aver ricevuto il volume, ha ritenuto di raggiungere Rita con queste parole. Gentile dottoressa, non leggevo da tempo poesie contemporanee di questa dolorosa arcana bellezza e di questa meravigliosa attonita grazia. Le ho lette l'una dopo l'altra, affascinato e commosso dalle immagini, dalle metafore, dalle invenzioni linguistiche, dagli snodi tematici, dalle intuizioni di quella che è la voce segreta e lancinante della sofferenza psichica, dalla delicatezza e dall'amore con cui lei fa suo il dolore dell'anima di Alfonso. Non sono ovviamente un critico letterario, ma da sempre leggo poesie che mi aiutano a resistere e a comprendere meglio il dolore e la tristezza, la gioia ferita e l'angoscia che sono nel mondo. Ma di queste emozioni lei ci dona testimonianze inaudite e indimenticabili. Non posso se non ringraziarla di cuore di questo libro che ho letto e che rileggerò senza fine, quasi qualcosa del pensiero poetante di George Trakl. Giungo a dirle questo. Grazie, grazie infinite. Eugenio Borgna. Quindi Eugenio Borgna, che è un psichiatra, uno studioso che insomma a livello mondiale, si è ritenuto di trovare tante parole dedicate con una umiltà oltretutto che poco appartiene ai personaggi così tanto famosi, quindi ancora un valore aggiunto nei confronti del professor Borgna. Beh, vuol dire che vale la pena di leggere questo libro e quindi di ascoltare. Prego. Il primo atto rende muta l'anima. Lembo senza sonno falciato dal nulla lascia ritornelli tra fili di ulivo. Ad ogni ora raschia la raganella. Sale con cura l'azzurro elementare. Ti aspetta davanti al cancello espandendosi come sterile lago. Emergono occhi di piogge rifratte. Non è possibile fermarsi a cena. Alle 7 il sonno li seleziona. Diventano un ronfo lucidato. Pochi volatili virano a cerchio. Sul pavimento cadono strani odori, nel cestino non c'è carta, ma lingue. Sparite regole, maschere e lacci, l'ossigeno di notte non fa vento. Sono loro, quella composta di cose che ha intristito la vita ai giusti. Il falco pallido sul collo, costole che non erano previste. Loro sono lì, 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 nel posto più lontano della solitudine. Grazie, Rita. E ancora, avevi parlato inizialmente degli incontri proprio dal punto di vista geografico che per raggiungere il lago di Nemi, per raggiungere il posto di cui si parla poi nel volume, devi percorrere incontrando un'altra forma di imperfezione o comunque di disagio sociale. Vogliamo parlarne? Leggo la prima, vuoi che legga? Sì. Si increspa il lago di Nemi in un gesto di doloroso silenzio. A vederlo mordere nuvole, l'affanno arriverebbe in cima. Salgono visitatori in una strada scoperta, riaffiorano in mezzo alle piante ragazze di colore nude, a metà. Pascolano paure e cosce raggelate e fissano l'inquieta luce della sera come fosse un contatto. E chiude con una preghiera. Chiedo perdono al mondo
come lo chiedo a te. Per il mio peregrinare stanco, per l'urlo muto, per la corsa che mi affanna e dice: il destino è un cerchio senza fine. Grazie. Per chi conosce già Rita, credo che la sua forma di recitazione non sia appunto una novità. Per me è sempre affascinante, al di là che è abbastanza difficile trovare autori, poeti, che sappiano anche consegnare a livello vocale e performativo la propria poesia. Io li amo comunque tutti, occupandomi ormai da oltre 12 anni di poesia, con i loro sussulti, con le loro sospensioni, anche chi non c'è proprio verso che impari a leggere. Perché? Perché comunque rinnova ancora strada facendo, con l'inciampo della voce, con l'emozione, con la parola che si manifesta lieve, rinnovano ancora la loro emozione che ha creato il testo poetico che stanno leggendo. Per cui tutto il rispetto e, ripeto, fondamentalmente tutto l'amore che ho per i miei autori. Ora presentare Rita non è più così facile per me. Le voglio bene, l'apprezzo e la stimo, ma è già diventata grande, non ho più bisogno di essere accompagnata, Rita Pacilio. Anzi, direi che sarebbe proprio tempo che iniziasse a sedere a fianco ai grandi nomi, agli autorevoli nomi della poesia contemporanea. Lo ha già fatto e questo è il mio augurio per il futuro, perché appunto è bello parlarne direttamente, poter avere l'opportunità di chiedere ulteriori magari delucidazioni o comunque di poter dialogare con una persona che dedica allo studio, perché ecco, il frutto di questo risultato stilistico non è solamente oggi mi è venuto in mente scrivo in maniera diversa rispetto a ieri. Un percorso, ecco, c'è un percorso, lo studio, la lettura degli altri, perché recentemente l'Espresso ha pubblicato un articolo in cui si parla di 3 milioni di persone che scrivono poesia in Italia. Quante leggono poesia? Ecco, noi da un punto di vista editoriale saremmo felicissimi se tutti almeno un libro al mese lo comprassero e leggessero poesia, cosa che non succede, perché in realtà i dati di chi legge sono veramente molto al di sotto. Ecco, Rita, un po' per il suo lavoro anche di collaboratrice all'interno di case editrici, ora con la nostra, per cui facendo parte del comitato di lettura, riceve proposte di autori che desiderano poi avere un parere editoriale, quindi questo tipo di proposte sono magari neofiti, ma quello che invece è il suo calibro è proprio la lettura dei contemporanei, ma dei poeti, dei grandi maestri del passato, dai quali si discosta, perché la sua cifra, il suo stile è facilmente riconoscibile e non è assolutamente assimilabile ad altri. In questo credo, in questo tipo di originalità sta lo spessore di questa nostra poetessa. Proseguiamo con la lettura? Sì. Verso nord-ovest aumenta la scogliera, si arrampicano le acque dove si posa la clemenza. Le alghe consegnano umori tra dita, convulsi baci a pieni polmoni all'abisso che rimane tra i denti. I folli hanno labbra di rosa vermiglio, ginocchia conficcate nella gola, quelli del primo piano chiedono l'ora, collezionano dossi per l'inverno. Scrivono sui marmi con il trucco e sbavano meduse sul mento. Quelli del secondo piano tremano il morbo che cresce nell'addio.
Noi abbiamo anche una dimensione proprio architettonica, parliamo di un primo piano, di un secondo piano, quindi è una struttura a piani, ma che non necessariamente si risolve in un piano appunto architettonico dello stabile, ma forse anche in un piano emozionale. Antonino Ardò diceva: io parlo delle cose e del dolore attraverso il mio corpo, vivendolo completamente e sentendolo completamente, scriveva Paul Celan in alcune sue, in una corrispondenza, proprio questa cosa. E io credo che è proprio attraverso il corpo che si può comunicare non soltanto la propria emozione, ma l'emozione del mondo, cioè la condivisione, condividere, perché tutti possiamo e siamo capaci di sentire e di percepire il mondo attraverso quello che noi siamo, attraverso la nostra carne. La Svetaeva anche parlava di dolore, di sofferenza, di corpo, perché il corpo credo che sia il teatro del mondo, sia l'insieme di mondi plurimi. Ognuno di noi è attraversato da quello che c'è intorno, e forse questo senso di empatia che tu, questa empatia che mi viene riconosciuta un po' per una caratteristica personale, un'indole, una predisposizione, ma anche perché l'ho acquisita attraverso lo studio della mediazione e dei conflitti interpersonali, quindi si studia l'ascolto empatico, l'ascolto dell'altro attraverso se stessi, o mettendosi comunque nei panni direttamente dell'altro. E io sono convinta un po' questo lavoro è cresciuto anche perché è la conseguenza di un lavoro che ho pubblicato l'anno precedente e che si intitola Non camminare scalzo, che è un prosimetro, un monologo teatrale in cui ho già adoperato la metafora surreale, espressionista, perché ho creduto che solamente in questo modo forte io potevo denunciare una realtà terribile. Certo, c'è chi la drammaticità magari la traduce in ironia per passare indenne attraverso le maglie del dolore. Tu invece usi il corpo. Ti chiedo, la confidenza al corpo, proprio alla situazione materica, appartiene di più alle donne? Questo, leggendo tanti testi scritti da donne, penso che possa essere la mia risposta è sì, perché la donna vive la realtà, vive il mondo, e posso anche dire che vedere una donna è la natura, è tutto quello che può essere una procreazione, una nascita, una rinascita, un confronto, un amore. E vedere una donna in carcere, così come ho visto tanti uomini nelle varie sezioni, nelle carceri in cui ho lavorato, significa vedere una donna dietro le sbarre, significa vedere la natura, significa vedere il mondo chiuso in gabbia. Le donne sono molto feroci nelle carceri, mentre gli uomini diventano dei bambini. Questo significa tanto. Credo che nella scrittura, la scrittura femminile parli attraverso il corpo, molto più sì, la confidenza. Sì, quindi, perché c'è più una relazione materica, ma anche più confidenziale. Un uomo si distacca maggiormente, almeno le scritture che leggiamo, ma avevo nominato appunto Antonin Artaud, che invece parla di corpo e parla del corpo come la poesia che non si dà pace, e quindi è un continuo rivoluzionarsi. Qui parla per metafore. E parla per metafore. Le donne sappiamo che sul proprio corpo invece ha delle esperienze molto più lunghe. Non me ne vogliono ovviamente i signori, però mi sono arreso sin dall'inizio.
non ho proprio funzione di dire, sono un intervento. Potrebbe essere, va bene. Diana voleva sapere sì, la mia risposta è sì. E decisamente sì. No, io volevo spero di aggiungere anche una cosa. In realtà, però, per la zona circonsilissima, io la grande novità che ho trovato, e quindi prendo spunto quello che diceva Diana, è che il libro non è più, il corpo io non lo vedo più come lo utilizzavi prima, per la verità, è un altro corpo. Non c'è più il possesso della realtà attraverso il corpo. Mi sembra che, e uso la parola che ho usato Diana del contatto, che questa volta ci sia molto più uno sfiorare la realtà attraverso il corpo. È come se il corpo tu oramai l'hai già masticato, ingerito, masticato e respinta la realtà attraverso il corpo, respinta nel senso allontanata da te, come tu adesso la realtà la senti come una filiazione della tua personalità, quindi non è più una realtà che tu devi in qualche modo lacerare, conquistare e distruggere, perché quel meccanismo di possesso era anche distruttivo. Qui non c'è più il meccanismo distruttivo del possesso, qui c'è un meccanismo che è un meccanismo molto più tenue, molto più indiretto, molto più lieve. Sarà anche l'affettività, il legame con tuo fratello, tu parli di una cosa specifica, però devo dire che proprio stilisticamente è diverso, e stilisticamente l'utilizzo che fai del tuo corpo è un utilizzo che non è più un utilizzo che occupa interamente la scena. Questa è la cosa che mi... È un complemento, esattamente. E io non mi permetto mai di leggere quello che ti chiedo al rito, che una volta l'ho letto, c'era una signora che mi ha detto che lo leggevo malissimo, quindi nel senso che abbiamo letto il nome, non possiamo, però devi leggere di pagina 36, inventici tutto quanto l'entusiasmo che vuoi, ma non esagerare, perché è una poesia che io amo particolarmente e ti prego di leggere, cioè questa qui di pagina 36. Sì. Infatti questa cosa che tu hai detto del corpo, un po' della traduzione, adesso è diventata traduzione del reale, e anche perché tu hai scelto proprio la poesia che volevo anche io leggere, ed è quella in cui finalmente dichiaro che il corpo non è fatto solamente di carne, ma anche di spirito. E quindi c'è questa grande forza spirituale che viene fuori anche maggiormente in questo lavoro. Sono il ciottolo ripudiato dall'oceano, mentre la vanga scava fino ai cieli d'estate, dove resta immobile il seme infuriato. Difficile dirti adesso le foglie sulla via, quando file di formiche sui bordi spalancano voragini nel suolo raffreddato. Non chiedono perdono, né fanno lamento le facce dei degenti sotto giornali stesi come coperte al sole, perché Dio li ama fino al mattino. Veramente una grande poesia questa. Io direi, visto che abbiamo parlato di Dio, andiamo a pagina 16 e poi riprendiamo. Sputa i suoi drammi coi colpi di tosse, per gioco, per amore. Scorie sottili nelle mani esibite, è latente lo scontento sulle spalle. Gli imperfetti sono gente bizzarra, lasciati nell'arena non so dire esattamente come un silenzio, un ghigno. Ho pensato che Dio ama l'insicurezza e le sfumature dei dirupi. Io mi trovo qui, dove non si torna indietro. Dio che questa torna. Spiritualità, esatto, come la chiamiamo Dio, la chiamiamo un sentimento, la chiamiamo una realtà alta. Io in questa mia, a parte che sono cattolica, praticante, quindi credo in un Dio misericordioso, vicino, reale, lo sento molto, ma non avevo mai avuto diciamo anche la forza di trasmettere un'educazione, perché la religione è anche uno stato che si innesca, che poi io ho fatto un percorso di consapevolezza, ma ci viene un po' attribuito dal contesto sociale in cui viviamo. Io sono nata in una famiglia cattolica e la mia mamma, forse per questo io parlo di Dio, quasi come per dare
forza a quella che è stata, a quello che è stato l'insegnamento della mia mamma. Ha sempre detto che l'imperfezione racchiudeva la bellezza, che il fortunato, noi siamo 5 sorelle, mio fratello è l'ultimo, è il 6° figlio, il fortunato era Alfonso, e noi 5 sorelle eravamo lì intorno a lui a godere questa bellezza, questo dono di Dio. E poi lo capirete in cose che ci diceva da bambini, e poi abbiamo capito, o almeno io, ma posso dare voce anche alle mie sorelle che sono affezionatissime a mio fratello e che non lo lasciamo assolutamente solo nel posto dove è, perché lui ha raggiunto questo ospedale solamente da 2 anni. È nato nel 71, quindi diciamo tutta la sua vita l'ha trascorsa a casa della mia mamma. Solo a un certo punto della sua vita, quando si è ammalato fisicamente in forma abbastanza grave, ha avuto bisogno delle cure ospedaliere. Ma noi siamo cresciute con il concetto che l'imperfezione fosse la normalità, eravamo noi le imperfette. Ecco perché diceva lei folle tra i folli o anche imperfetta tra gli imperfetti. Questa mi piace di più come definizione. Sì, pagina 33. E così completiamo il trittico. Li ho visti avanzare a testa china, venire avanti a voli bassi di uccelli, in mano il sangue castano, le unghie e tra ginocchia l'acqua clandestina. Li ho visti senza Dio, senza parole, con lacrime asciutte di rabbia luttuosa, singhiozzare l'amen di semi spogliati a figlio trapassato. Li ho visti assorti, smarriti, soli. Portavano negli occhi i rovi del mondo, con decenza e con il pungolo nel cuore. Grazie Rita, perché questo portare degli occhi i rovi del mondo con decenza, direi che è ancora un atteggiamento di grande sorellanza per chi è meno fortunato. Altro? Che cosa avresti voglia di condividere con il nostro pubblico? Un'ultima lettura, un'altra lettura? Direi un'altra lettura, sì. È vero, sa amarmi con un solo muscolo, dove lo scandalo è l'arteria più profonda, dove si nasconde il volere e il credo sotto la fronte che già cambia colore. E andiamo nel rumore di valzer zoppo a braccetto, mandando passi nei pollini di pioppo. Le strade di maggio sono irripetibili, che cadono dall'alto arruffandosi nell'arbitrio del vento. Perfino la paura tace il suo spettro, lasciandoci sfilare nel suo rio, che mente e viene avanti. Io sono nella fotografia e lo spazio che ancora non sai, sono avanti, nel preludio prima di finire il nervo, nel brandello più dentro, impiccato, dove ogni gesto sa bene come finirmi, menarmi dai capelli e ai piedi seduta, di lato e con la lingua in mano. Questo volume non ha immagini di copertina perché è un layout specifico di questa collana, però abbiamo ritenuto di impreziosirlo per quanto appunto già nelle poesie ci sia questa grande levatura con un'immagine, una fotografia di, non mi ricordo già più il nome perché conosco di Stefano, che dovremo sempre incontrare prima o poi. In cui, vero? C'è questa fanciulla, ecco, questa fanciulla che reca in un, si vede chiaramente che è un corridoio di ospedale, quindi di una istituzione, che reca dietro di sé ed è a piedi scalzi una rosa, quindi una delicatezza, un pensiero d'amore per
coloro che qui sono assenti. Ecco, questo è stato così un... ma forse il caso, perché eravamo veramente ieri a casa mia, quando sì, abbiamo fatto il giro in internet, abbiamo guardato, però questa qui assolutamente la dobbiamo portare dentro, chiesta la debita autorizzazione che ci è stata assegnata con grande gioia dal fotografo e che quindi ci fa compagnia ancora in questo libro. Bene, io direi innanzitutto ti ringrazio, grazie Diana, grazie Diana che è venuta da Milano per stare con noi, grazie a te che ce l'hai portato, grazie a te anche per la cosa bellissima che ci hai donato. Io non posso che pensare sempre a queste grandi opportunità che ci sono date dalla poesia. La poesia è veramente una grande occasione. Ascoltarti, sentire le cose che hai scritto, che secondo me sono veramente molto belle. Proprio da una, è un alimento, per me è un alimento. Sono contento che tu hai raggiunto questo livello di capacità stilistica, che per me è anche un buon premio, perché poi ti ho incoraggiato io per primo, quindi è anche un buon premio. Sentire artefice. Sì, in qualche modo mi sento artefice di questa cosa. Forse noi abbiamo sempre questo piccolo privilegio di vederci qui tra di noi, piccoli ambienti, stare così a chiacchierare, però è un privilegio veramente che oggi ho avuto una giornata completamente diversa da quella che sto vivendo adesso. Penso che è veramente un privilegio straordinario quando si ha questa opportunità di stare insieme, ascoltare la bellezza artistica, e viverla come un momento che ritagli nella giornata, nel quale vai nella profondità di alcuni argomenti come quello che tu hai trattato, un argomento delicatissimo. Io mi piacerebbe affrontarlo molto più spesso, perché uno degli l'argomento della esclusione è un argomento che mi interessa molto, della marginalizzazione in generale è un argomento che mi interessa molto. E mi interessa molto questo argomento, perché poi noi, l'ha detto benissimo prima Diana, ma l'ha detto anche Rita, cioè noi ci accorgiamo di che cos'è la normalità, per la verità con grande difficoltà. Cioè, la letteratura secondo me ci dà una chiave di volta per capire che la normalità è assolutamente quella che noi giudichiamo tale, e ci fa capire che noi solamente se accettiamo la nostra anormalità siamo in qualche modo riusciamo ad essere normali. Anche perché i messaggi mediatici che ci vengono sono esattamente opposti. Sono esattamente opposti, sono la superficializzazione, sono vivere nella cornice, diciamo così, no? E oggi quando ho affrontato questo momento, per me è stato complicato, perché affrontavo una cosa sulla quale avevo anche dei dubbi, questa cosa poi per la verità non avevo mai sentito che si facesse un programma elettorale, si dovesse poi fare un confronto elettorale con il tuo potenziale corpo elettorale, mi chiedevo ma che cosa sono in grado io di dire oggi a queste persone? Io che poi veramente ho tanti dubbi su tante cose che faccio, tra cui appunto quello di lavorare all'università e di insegnare, ho fatto un conto perché ho lavorato con 10 anni 185 ragazzi, ma che fanno questi 185 ragazzi? Che opportunità io regalare? Forse un'opportunità inferiore a quella che io ero in grado di regalare, quindi probabilmente anch'io ho delle manchevolezze, ma non era questa la riflessione, era che cosa fai quando ti trovi dinanzi a un disagio panico proprio della vita, in generale questo, ma tanti altri, e quello dinanzi a questa dimensione piena vuota dell'esistenza di alcune persone che ti sono care, come quello che hai descritto tu nel tuo libro. Che cosa, qual è la risposta che dai? Io la risposta che mi davo stamattina, in questa dimensione che stava diventando un po' panica, è stata, ma in fondo di che ti preoccupi? Cioè, in fondo, cioè, tu cerchi di essere te stesso, come cerco di difendere il mio figlio. Da te stesso ti puoi difendere, se provi ad essere qualcun altro non ti riuscirai mai a difendere, non riuscirai mai né a fermarmi né a difendere. Quindi io credo che la poesia ci aiuti in questo, ad affermare una cosa che è il più possibile, ovviamente nei temi della verosimiglianza, è il più possibile vicino al tema della verità. E credo che questo libro, con tutte le sue istruzioni per l'uso, perché poi devi un po' chiudere gli occhi, perché non ti lasci un po' andare, non è che lo cogli, cioè la poesia è fatta così, cioè ti prende per mano, ti porta in una direzione dove se non ti lasci un po' andare non arrivi da nessuna parte.
E se tu ti lasci andare in un libro come questo, ecco, probabilmente, come abbiamo fatto credo alcuni di noi oggi questa sera, probabilmente scopri anche delle cose di te stesso che ti aiutano a dire. In fondo poi questo chiediamo alla poesia, di capire senza sottrarci il dolore della verità, ma anche di vivere. Credo che la poesia aiuti a vivere. Credo che il tuo libro sia uno dei tuoi contributi decisivi, anche per noi della Fondazione Gerardino Romano, al vivere, alla felicità di vivere, nonostante tutto il contesto, i dolori, le sofferenze, le complessità con le quali ci fanno parte, però, che fanno parte di questa felicità, non, di cui parlo. Non è che se non se ne scrive non ci sono, se non se ne scrivesse non si riuscirebbe ad affrontare un argomento come quello che affronta Rita nella dimensione e con la capacità che affronta Rita nel raccontarlo, questa cosa. È un argomento che noi non lo possiamo trattare in un altro, cioè un argomento trattato dal punto di vista strettamente medico o scientifico in senso ampio, sì. E un argomento di questo tipo lo denuda. Non a caso alcune delle persone che hanno sofferto di malattie mentali molto avanzate nella scrittura hanno trovato una compensazione fortissima. Sì. Anche per dal punto di vista terapeutico, quindi è evidente che ci sia un aspetto di questo tipo che va analizzato e va tenuto presente. Va bene. Signori, io ringrazio tutti voi, ringrazio Rita, auguro di io facciamo gli auguri di buon onomastico, ringraziamo. Quando vuoi, tu, tuo marito, i tuoi figli, oggi non ci sono i figli, sei il marito, non ci sono i figli. Diana ovviamente la invitiamo a ritornare in fondazione. E mercoledì prossimo, farmi perdonare dalle mie amiche professoresse dell'Istituto Telesi, ritorna all'Istituto Telesi. C'è stata una grande polemica serale la cena scorsa. Dunque torno all'Istituto Telesi, spero che venga Matteo, che si sta per licenziare. E quindi volevamo che fosse lui che poi cura il giornalino dell'Istituto Telesi a raccontarci, prima di andare via, a raccontarci la sua storia, la sua esperienza, la sua volontà di contribuire a titolo personale, l'ho già fatto in un'altra occasione, contribuire a titolo personale alla storia della nostra fondazione, lasciando appunto una testimonianza che poi resta nella nostra rete. Grazie a tutti, chi si mette la cena per scattare la...